Buongiorno, sono Sandro D'Alberto, vi rilascio la dichiarazione come avete chiesto. E niente, abbiamo vinto un grande campionato, dominato in largo e in lungo dall'inizio alla fine, dove siamo stati protagonisti dalla prima giornata ed è stato un risultato credo storico per il calcio abruzzese, perché è molto difficile che i campionati vengano chiusi già al mese di marzo. Credo che sia capitato poche volte ed è sicuramente difficile farlo accadere di nuovo. Il merito soprattutto va dato a mister Liberatore, che è stato bravo a mettere insieme una squadra competitiva, e poi noi siamo stati al suo fianco come società, abbiamo dato il nostro contributo, il nostro supporto, cercando di non far mancare nulla. Il merito ovviamente va anche a chi è sceso in campo, a tutti i calciatori che hanno dato il meglio e il massimo tutte le domeniche, in tutti gli allenamenti, e si sono tolte una bella soddisfazione, perché vincere un campionato non capita tutti i giorni, e quindi va bene così. Per il resto adesso vedremo cosa faremo in futuro, sicuramente pianificheremo più in là quelli che sono i progetti della società insieme al mister quando ci sarà un po' più di tranquillità. Adesso ci godiamo questo momento di gloria. Per il resto posso solo dire che è un risultato storico per Montalfano, perché Montalfano è una frazione di Cupello, quindi non è una cittadina che ci sono tante risorse, ci sono tante disponibilità. Noi siamo un gruppo di amici che va avanti da anni e abbiamo fatto questo con tanti sacrifici e siamo riusciti a ottenere un ottimo risultato. Siamo una squadra che non ha mai fatto ripescaggi dal 2006 ad oggi, siamo sempre andati avanti attraverso le vittorie sul campo. Abbiamo perso per 2 anni consecutivi i playoff e potevamo sicuramente beneficiare di ripescaggi, ma non l'abbiamo fatto perché volevamo vivere le emozioni della vittoria sul campo, perché in questo sport se ci togliamo anche quello credo ci sia rimasto ben poco. Quindi un abbraccio a tutti i dirigenti, a tutti i giocatori, a tutti i tifosi, e un grazie a tutti e grazie anche a voi.